Khloe Kardashian regina delle donne curvy, mi amo come sono. Khloe Kardashian ama le curve, e le donne curvy amano Khloe. Mentre il suo possibile stato interessante fa parlare tutti i rotocalchi che contano, le sue interviste in giro per le televisioni americane spiazzano con un messaggio di grande accettazione che, se pronunciato da una Kardashian, fa ancora più effetto. Khloe Kardashian, la regina delle curve. L'abbiamo amata sin dai tempi in cui ha lanciato la sua linea di jeans per ragazze morbide, Good American. Il suo denim è fatto apposta per accogliere le donne piene, e la sua ricezione è stata un autentico successo. Nell'epoca dei jeans skinny a vita bassa, finalmente un'eroina che porta un po' di abbondanza in un universo governato dalla magrezza. Ed è così che Khloe si è ritagliata i primi attimi di gloria. Da sempre presa di mira per le fluttuazioni del suo peso corporeo, la stilista si è trovata più volte nella bufera mediatica per essere troppo magra o troppo grassa. Ma dove sta l'equilibrio? Secondo Khloe, l'equilibrio sta nell'amarsi sempre, e indipendentemente dal giudizio altrui. Nel corso della sua ultima intervista con People, la sua sincerità ha portato un po' di speranza nel cuore di tutte coloro che, vedendosi allo specchio, non riescono a piacersi fino in fondo, il mio peso corporeo cambia in continuazione, ma qualsiasi taglia io porti quel giorno non ha importanza, perché mi piaccio lo stesso e sono a mio agio, ha spiegato Khloe. Quando ero più grossa, indossavo abiti larghi che mi allargavano ancora di più. Al momento amo abbracciare le mie curve con abiti che le mettano in risalto, e non importa quale sia la mia taglia in quel momento. Khloe, in una relazione complicata con i social media. Come tutte le personalità di spicco del mondo dei social media, Khloe Kardashian ha avuto le sue piccole discussioni con i fan più irriverenti e le male lingue che non cessano di importunarla. Dopo essersi scottata, la sua linea decisionale in merito al cosa postare e al quando farlo si è modificata drasticamente. Tutto quello che pubblichi rimane là fuori impresso su internet, spiega Khloe, non sto dicendo che non si possono pubblicare scatti hot, niente del genere. Ma prima di pubblicare qualcosa bisogna focalizzare il proprio pensiero 5 o 10 anni più avanti e pensare, me ne pentirò? Quando parla delle donne che hanno ispirato la sua vita, Khloe non ha alcun dubbio, tutto quello che mia mamma ci ha insegnato, anche solo dovendo crescere 6 bambini un po' pazzi, me la fa rispettare come nessun'altra persona al mondo. E in generale, per quanto sembri un po' forzato, rispetto tutte quante le donne. Nel frattempo, sui social impazza il Toto Gravidanza, e Khloe Kardashian, insieme alla sorellina Kylie Jenner, sono in lizza per il premio Rumors meno ufficiale ma più popolare del 2017. Nonostante nessuna delle due si sia pronunciata ancora in merito, tutti i rotocalchi danno ormai quasi per scontato che le sorelle stiano aspettando un figlio.